Gara valevole per il campionato di prima divisione Wisp di Cagliari tra Settimo e Gua Maggiore. Padroni di casa ormai certi della salvezza, obiettivo di inizio campionato centrato pienamente. Gua Maggiore invece invischiato nella zona retrocessione alla ricerca di punti preziosi per centrare almeno il play-out ed evitare la discesa diretta in seconda divisione. Ecco che la squadra di casa scende in campo con un 4-3-1-2, stella in porta, Camba, Cocco, Melis e Mura in difesa, Puddu, Azzori e Pilleri a centrocampo, De Marco fantasista dietro Stella e Martini attaccanti. Risponde il Gua Maggiore con Caria in porta, Caria, Pibiri, Piras e Frau in difesa in linea 4, centrocampo sempre a 4 in linea con Cau, Garau, Pernolino e Frau e in attacco Ezzi e Vargiu. C'è da dire che il primo tempo è tutto di Marca Settimese, che cerca in tutti i modi di portarsi subito in vantaggio. Settimo minuto, Martini prova dalla lunga distanza un bel tiro neutralizzato però da Caria. Risponde 4 minuti più tardi il Gua Maggiore con Frau, che suggerisce Perezzi, che però calcia male. Azzori entra in area di rigore al 20° e regala uno splendido assist per Stella, che spreca incredibilmente davanti al portiere. Al 32° il Settimo tenta su punizione, ma ancora una volta Caria nega la gioia del gol. Allora il Gua Maggiore ci crede ed Ezzi scalda i piedi, prima con questa occasione al 35° e poi segna allo scadere con un diagonale alla destra dove Stella non può farci nulla. Vantaggio degli ospiti tra lo stupore del pubblico di casa. Il secondo tempo si apre con un contropiede del Gua Maggiore che però non va a segno. Il Settimo ha accusato il colpo ma a testa bassa tenta di riprendersi. Stella in contropiede fa fuori i centrali del Gua Maggiore ed infila Caria per il gol che ristabilisce la parità. Ci si aspetta la riscossa della squadra di casa, ma così non è. Lo scatenato Ezzi prende palla e con un tocco delizioso beffa Stella per il nuovo vantaggio che profuma di vittoria. Una manciata di minuti ed è 3-1, ma l'arbitro giustamente fischia per un fuorigioco. Con il coltello tra i denti, il Settimo San Pietro cerca il pareggio, ma un po' la fretta, un po' l'imprecisione, non riesce a segnare. Finisce dunque 2-1 per il Gua Maggiore, che porta a casa 3 punti preziosi grazie al rientro del bomber Ezzi, che con una doppietta stende un Settimo ben organizzato ma troppo sprecone. Ci troviamo qui con Fabrizio Falonza, l'allenatore della Gua Maggiore. Volevo farle subito una domanda. Contropiede, gioca l'italiana, anni 80, non proprio bello da vedere ma efficace. Avete portato 3 punti, cosa pensa dei suoi ragazzi? Era ora, un po' di fortuna anche per noi, perché ultimamente stava sempre andando male. È andata bene, diciamo. Quell'Ezzi è proprio un gran bravo giocatore. Uno o due elementi così e forse potreste fare un campionato un po' più di spicco, diciamo. Sì, è rientrato settimana scorsa, mancava 4 mesi per infortunio e ci è mancato, sia lui che il capitano, diciamo che fanno la differenza loro due. A questo punto del campionato che cosa pensate di poter fare? Ormai i play out, speriamo di salvarci, speriamo che ci vada bene. Temete qualche squadra in particolare? No, non nessuno in particolare. Va bene, io la ringrazio e le faccio i miei complimenti, alla prossima. E vi è andata male oggi, avete perso 2-1, avete fatto per larghi tratti il gioco, però loro 2 contropiedi e 2 gol, cos'è che non ha funzionato oggi? È proprio quello che non volevamo che si facesse, che succedesse, è successo. Quello di dover attaccare in massa e comunque lasciare comunque il fianco libero all'avversario. E questo effettivamente è poi di fatto è successo. Ci sono alcune leziosità da parte del nostro centrocampo, da alcune parti in cui la palla non viene subito letta il lancio verso le punte per creare proprio la superiorità. In quel caso abbiamo dovuto soccombere perché voi non siamo riusciti comunque a concludere, anche se per lunghi tratti noi abbiamo tenuto gioco, il gioco era nelle nostre mani, insomma. Ho potuto notare che la squadra è ben organizzata, anche atleticamente ben posta, però ahimè quanti errori là davanti, che cos'è che non ha funzionato nel vostro attacco? No, il nostro attacco ha funzionato come al solito, nel senso che purtroppo i lanci in profondità non sono stati dettati con i tempi giusti, cioè c'è stata troppa leziosità al centrocampo e quindi la manovra è stata lenta, quindi l'avversario ha avuto tutto il tempo di piazzarsi e premunirsi, tutto lì, quindi hanno avuto meno spazio, avendo noi degli attaccanti rapidi, però se non viene lanciato in corsa, in movimento, addio, grosso modo
si spegne lì l'azione nostra, ecco, questo è il discorso. Un'ultima domanda, e all'inizio del campionato vi immaginavate un girone così difficile? Beh, noi puntavamo a salvarci, tutto questo il nostro, però poi ci siamo resi conto che comunque la squadra ha reagito bene in alcuni casi, abbiamo fatto delle grosse partite, abbiamo battuto la prima classifica all'Armungia, quindi la squadra è ben compatta, è che nei momenti in cui magari bisogna magari dare più rapidità alle cose, ci rallentiamo e perdiamo il senso della concentrazione, della quella tattica decisionale che bisogna avere in quel momento, di rapidità e di puntare comunque direttamente al gol. Forse siamo troppo appariscenti, dovremmo essere molto più pratici anziché molto effervescenti, insomma, diciamo così. Va bene, io la ringrazio, le faccio i miei complimenti e auguri per il proseguo del campionato. La ringrazio.